Ciao a tutti, eccoci qua. Orca miseria, Gloria, comincio bene. Ho scordato il mio foglietto. Questo è il bello della diretta. Aspettate un attimo, arrivo subito. Ma quando si divertiranno con noi? Tanto, no? Perché io ne scordo le cose. Allora, perché ci sono delle parole molto importanti che devo dire. Allora, fate finta, ricominciamo. Gloria, ricominciamo. 3, 2, 1. Adesso, sayonara, konnichiwa, konnichiwa. Bene, dopo aver fatto il nostro saluto in giapponese, spero che tutti i giapponesi non se la prendano per la mia pronuncia. E quindi eccoci qua, è venerdì e siamo in diretta, siamo tornati. Qualcuno ha scritto che non ci voleva più vedere. Benissimo, non importa perché questo è il mio canale e quindi siete liberi di uscire e di entrare. Quindi benvenuti a tutte quelle che ci guardano e che stanno qui con noi. Oggi andremo a fare un profumatore d'ambiente. Abbiamo queste bottigline di vetro, ok? E andremo ad applicarci un fregio. Questo mi sono ispirata a una mia carissima amica che ha preso i miei fregi e già li ha utilizzati, ha fatto questa cosa, un progetto fantastico. E la nomino, via, su, così facciamo anche un po' di pubblicità. Antonella Zigiotti con la sua pagina che si chiama... mi sono scritta tutto oggi, Shabby Dreams and Amour. No, la pronuncia in inglese non è il massimo. E quindi Antonella, in tuo onore oggi ho preso spunto da quello che hai fatto tu e vado ad applicare un fregio qui sopra per fare il nostro profumatore d'ambiente. Allora, c'è Benetta Murgia che ti saluta, Ciao ciao. Benedetta, ciao a Gemma tutte! Rizzo che ci dice ciao che farai oggi, ma l'hai L'ho appena spiegato. detto, profumatore d'ambiente. Antonella Taborro, Ciao ciao. Antro! Ma guardate il mio stile oggi, mi Anna Vallasciani ha piace! scritto te pareva. Poi c'è Giusy Gatto, ciao ragazze, Ciao ciao. Giusy! C'è Marilena Gallone che ti dice ti aspettavo con ansia, sei bellissima. Oggi un po' Giappone. Perché lo sapete la moda dell'inverno qual è? È tutto un po' stile giapponese, cinese. Allora oggi in onore del mio colore rosso, rosso chic, ho deciso di vestirmi così. E Ah, c'è poi... Benedetta che dice le scarpe sono indonate al vestito? Ah, fantastica. No, le scarpe oggi no, perché si mi vedono? sa di sì. Gloria, non fare queste riprese. Allora, c'è Mirella Brambilla, ciao. E poi c'è Antonella Zigiotti che dice onoratissima. Anto, Ciao. non volevo rubarti il progetto, è solo che mi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di farlo vedere a Poi c'è tutti. Simona Di Palma che dice ciao ragazze finalmente, ciao. Poi c'è Vilma Reversi che dice ciao che bello seguirvi. Grazie. Comunque questi profumatori li troverete sicuramente nel banco di Antonella. Antonella, ricordami quando è la tua manifestazione, 23-24, se non sbaglio, Villa qualcosa, quindi scrivicelo così poi Gloria lo legge e ti facciamo pubblicità. Quindi se volete farvelo, io ho i fregi in pasta di legno. Se li volete trovare già fatti, semplicemente andate da Antonella e io intanto mi svento, mi Poi c'è sento qua Ailea giapponese. Celeste Ailea, che dice ciao! questo stile ti dona molto. Allora, sto cercando un fregio da attaccare. Cavolo, Simona Di Gloria. Palma dice mi sei mancata, ci vediamo a Bari. Poi c'è Certo! Simonetta Vitale che dice multitecnica sciabbi. Gloria, che cosa ci mettiamo? La rosellina proprio uguale a come l'ha fatto Antonella? Antonella ti ringrazia nel frattempo. Poi c'è Allora. Mary Montuori. Mary, ecco, allora, quindi oggi diamo onore. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quindi abbiamo nominato Antonella perché andiamo a fare il suo progetto e quindi ho gli sponsor oggi. E poi questi stupendi orecchini che me li ha fatti Mary Montuori e li trovate nella sua pagina che si chiama I sogni di Mary, creazioni handmade.
naturalmente, scusate, Color Chic e la bottega del tarlo e il decoro sono le mie pagine. Io so che molti di voi che mi guardano non hanno ancora messo il mi piace sulla mia pagina. Eliminati. Mary dice, unica e inimitabile, non arrivano, ecco che invidiano. Allora, Gloria, che dici? Mettiamo la rosellina oppure... Caterina Musa dice, questa diretta cade come una manna dal cielo, mi aiutate a far scorrere velocemente il tempo in ospedale. Bene, ti facciamo tanti auguri, non sappiamo per cosa, ti siamo vicine e spero di farti fare due risate. Poi c'è Cristina Bocci che ci saluta con Euclì. Che ci fai i complimenti. Grazie, lui mi ha visto il pre-diretta. Gloria, io non trovo le roselline. Ah, eccole. Giusy Gatto dice che ci saluta e guarderà la replica perché deve andare al lavoro. Ciao Giusy, buon lavoro. Ciao. Che dice allora Gloria? Facciamo questa Mary Montuori ti ringrazia. Sì, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Iniziamo subito il progetto, altrimenti non arriviamo mai alla fine. Questo ventaglio oggi non lo lascerei. Aspetta, c'è Anna Valasciani che dice, senza saperlo, ho pubblicato tante bottiglie proprio ora, quindi proprio dai, ora. Hai visto? E Antonella dice, 23-24 settembre a Magia tra fili e ricami, Villa Buri, Verona. Perfetto, quindi la pubblicità c'è tutta per le mie amiche. Marcella Bosio dice, ciao da Loncaglietti, segui poi in differita che deve scappare. Bene. Poi c'è Emanuela Porzi, ciao. Ciao. Allora, Deborah Moro, ciao Franci, a giorni passo per un consiglio per fare spesa. Ciao Debbie, ciao. Ciao, ciao a tutte. Ciao Manuela. Guardate, mi fate venire la pelle d'oca perché veramente non sono quasi più abituata, quindi mi emoziono a sentirvi che siete proprio tante tante. Allora, oggi andiamo a fare questo profumatore d'ambiente Giro e lo facciamo con il verde nuvola, ok? Per fare i profumatori d'ambiente è molto carino farli con i colori pastello, quindi con un colore chiaro o con un colore di questi qui pastellati. Il verde nuvola va benissimo, il crema di burro va benissimo, il polvere di rosa, il soffio di talco, ok? E poi che facciamo? Andiamo a asciugarlo, lo patiniamo, lo attacchiamo sul vetro. E perché può essere profumatore d'ambiente? Perché Antonella veramente... te ne devo atto perché è stata un'idea grandiosa, andremo a spruzzare il profumo sul nostro fregio e potete mettere poi il profumo dentro con le bacchette che escono fuori. Quindi l'idea è sciabbosa, fantastica, profumosa. C'è Serena Annucci che dice ciao Francesca. Ciao Serena. Emanuela Porzi infatti dice questo mi interessa, bella idea infatti. Sì, fantastica come idea, devo dire la verità. Porca miseria, non è che mi sporco oggi, ho messo lo smalto. Guardate che belle manine che ho. Non sono molto giapponesi oggi, ma sono abbinate perché la prossima settimana dove saremo? Saremo in Fiera Bari, a Levante. Vi aspettiamo tutte dal 13 al 17, non mancate, venite numerosi. Tutti i fregi li troverete lì, ma dico tutti, tutti. Non inquadrare mai in basso, Gloria. Invece purtroppo c'è. Purtroppo c'è, vabbè. Sapete, pensavo che il sotto non si vedesse, se no mi mettevo una scarpettina un po' cinese, giapponese. Sandra Mengo ti saluta e dice ciao, che bella divisa oggi, cinesina. Ciao. Grazie a Capula, ciao bellissime, ciao. Ciao, grazie. Oh, Capula non so. Allora, ne facciamo due magari di bottigline, così vi faccio vedere. È un veloce, ma è sicuramente molto molto carina. Nel frattempo... Simona Di Palma dice vai. E vai. Nel frattempo mi preparo anche l'altro e penso di metterci questo, così le facciamo abbinate floreali. Guardate qui dietro quanti fregi, tutto pronto per la fiera. Iniziamo alla grande con la fiera di Bari che è veramente impegnativa perché siamo giù per 5 giorni, dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Vi aspettiamo, numerose, tutte le nostre fan. Vero Gloria? Gloria vi farà l'autografo. Oddio mio. Oddio quanto mi fate divertire, comunque vi adoro tutte, siete fantastiche e mi fa piacere. Ci mancavano vero le dirette il venerdì, Gloria? Tantissimo. Ma come faccio? Io non le potevo fare, non ho la mia spalla, era
in viaggio di nozze, quasi quasi volevo andare su da lei a fare la diretta. Via, sta rompipalle anche al viaggio di nozze. Ecco qua, quindi colorate i vostri fregi. Cinzia Gigante dice che è un peccato che non può esserci a quella fiera. Oh, non È ci a sarai Parigi. È quest'anno. Ah, a Parigi. diciamo che forse è meglio Parigi della fiera. Mi dispiace solo che non posso vederti. Vabbè, diciamo che sono una giapponese da laboratorio con queste scarpe. Giapponese in laboratorio. Quindi voi dovete sapere che quest'inverno le mode saranno fantasie giapponesi, cinesi, colori forti, quindi andranno di moda i rossi, i verdi, il blu, il senape. Nell'arredamento vanno di moda, cominciano a essere di moda i colori un po' più forti, il verde, tipo le mer, il Tiffany, il grace e nello shabby il bianco, avanti tutta. Quindi, bene. Abbiamo Allora, colorato? aspetta, Sì. Mary dice, dobbiamo regalarti un cavalletto da fotografo. Chi? A Perché mi muovo Gloria. un po' troppo, forse non ho capito. E poi c'è Demistocles Leoni, che dice, grande la nipote di zia Antonella e di Emilia e soprattutto alla mamma Gabriella, complimenti per la diretta da Eucli. Grazie, Cli. Bene, Ciao. allora. Poi c'è Mirella Brambilla che dice, ma a Milano verrete? Ma a Milano dobbiamo un attimo finire di controllare le nostre date perché abbiamo un calendario non pieno di più. Perché poi quest'inverno c'è il tour invernale dei corsi. Quindi siete pronte? Siete pronte? Sarò dal nord, al sud, da tutte le parti. Quindi non so a Milano in quale veste ci verrò, se a fare la fiera o a fare qualche corso. Quindi comunque saremo Bergamo, che Bergamo è lì vicino a Milano. Non ci vuole un attimo. Quindi noi saremo presenti alla Fiera di Bergamo. Per ora le sicure sono Bari, Bergamo, Roma, Hobby Show. Vi aspettiamo tutte, tutte numerose. Poi per i corsi, volete sapere le città dei corsi? Allora, avremo San Severo, Fermo, Roma, Frosinone, Pistoia. E poi che c'ho? Agrigento, Perugia, Ancona, Bologna, i cantanti, le mie tappe. Ce la posso fare, ce la Antonella dice posso. vai dei corsi. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, quindi adesso ho dato, vediamo se sono pronte. Che cosa ho dato adesso? Chi ci segue sempre lo sa di sicuro. Anzi, la nascondo, va. Che cosa si dà che si dà sempre? Che cosa si dà? Gloria. Aspetta, siamo in differita, quindi c'ho un po' di tempo. Certo. Ah, già Fabrizio Brescia che intanto chiede Roma dove? Roma, le location ancora non le so di preciso. Poi ve le comunicherò e sicuramente va abbastanza centrale di solito. Simona ha detto c'era. Bravissima! Benedetta ha detto c'era neutra. Bravissima, perché la cera neutra si mette sempre, sempre, sempre. Ok, adesso io. Mary ha detto c'era lo stesso. Ha Bravissime, detto. siete preparatissime. Adesso io la mia preferita è Vabbè, quella Serena chiede a impiccante. Roma che giorno? E guarda, lo pubblicherò a giorni. Comunque sarà tipo 20. Boh, fine ottobre? Non mi ricordo, guarda, proprio un po' di confusione. Comunque, Manuela e Fabrizia hanno detto c'era neutra anche loro. Bravissime, molto preparate. Allora, io adesso la sono andata ad invecchiare. Se mi sporco le unghie con la cera, giuro che. Dopo mettilo rivolto verso qua, cioè proprio verso qua. Adesso sto facendo questo che è un po' simile a cameo, ok? Quindi ho dato quella invecchiante. Poi invece sulla rosa voglio dare la patina acqua aramata, sempre col pennellino, perché qui stiamo parlando di fregi molto piccoli, quindi prendete
andate a fare questo gioco. Lo so che vi stresso con queste patine, ma è fondamentale fare questo lavoro per rendere un po'. È difficile le patine, per questo insisto, capito? Perché. Antonella dice: "Oh, ma siamo andate a scuola." Quindi lo sapevo. Ah, e Benedetta dice: "3 novembre hobby show, giusto?" No, 3 3 novembre abilmente, che non so se sarò presente. Hobby Show è 14, 15, 16 o 13, 14, 15, quel weekend lì. Tutte quelle che gli servono i biglietti di, come si chiamano? Di riduzione per Hobby Show, me li potete chiedere. Guardate che bella che è venuta questa rosellina. C'ho anche il tifo da Oddio. fuori. Sì, beh, qui se non sono matti non ce li vogliamo. E si vendono autografi, sto per diventare famosa e non lo sapevo. Bene. No, io adoro fare i tutorial, ma non mi piace fare i tutorial di YouTube perché non riesco ad interagire con voi, quindi mi sembra di essere una cretina. Invece qui alla fine. Non posso sentire le vostre voci, ma perlomeno c'ho Gloria che mi legge quello che scrivete. Guardate. Allora, adesso non ci siamo, diciamo che abbiamo un po' l'illuminazione perché io e Gloria ci siamo un po' fatte prendere dalla pigrizia. E non abbiamo montato i faletti. Per l'inverno avremo microfono, luci, quindi. Ci stiamo attrezzando, eh? Ok, quindi dopo aver Mary patinato, dice ci piace. dopo aver patinato la nostra rosellina, l'andremo ad applicare qui. E con cosa la vado ad applicare io? Io. Antonella deve andare via, Antonella Taborro. Ciao. Ciao, Anto, ci sentiamo presto. A Manuela dice bello. Dopo aver fatto, mettiamo un po' di mille chiodi, o potete mettere vina, villo anche se io adesso perché. In diretta devo mettere qualcosa che mi faccia presa rapida, quindi ho messo un po' di mille chiodi, lo vado a mettere su tutta la nostra rosellina. Vi ripeto, lo potete trovare a Magia in Villa a Verona. Ci sarà una manifestazione che è credo pieno di creative e ce ne sono due che vengono dal nostro Sciabbi al Borgo, Giovanni Amoruso e Antonella, quindi le potete trovare lì con le loro creazioni. Da Antonella ci saranno anche tanti 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 corsi e quindi poi devo pubblicizzare il pullman per la gita a Vicenza ad Abilmente 21 ottobre. Abbiamo organizzato il pullman e sono rimasti veramente pochissimi posti. Questo parlo per le locali. Mi sembra di essere il prete che fa le Avvisi. gli avvisi, domenica prossima la messa ore. Ok, così e poi di qua lo andiamo a mettere in quest'altro modo. Piano piano diventeremo professionali con questi tutorial, ve lo assicuro. Lo posizioniamo in questo modo. Ok. È un progetto veloce, molto molto carino. Mettere un po' più qua che ci sta più luce, tutti e due. Oggi, secondo me, la prossima volta dobbiamo per forza mettere i faretti, Gloria. Dopo Sì. che avete fatto questo lavoro, la nostra amica Antonella mi ha messo un pizzetto molto molto carino. Allora, oggi lo mettiamo anche noi. Non ho preso le forbici, logicamente. Questo è il bello della diretta. Simona Di Palma dice bellissimi. Rinaldi Angela dice bellissime. Qui non ci sono, va bene. Prendo le forbici e arrivo. Vado, eh? Vado a prendere le forbici. Eccoci
C'è Silvia Sanapo che dice: siete simpaticissime e bravissime. Un abbraccio dal Salento. Ciao, vedrai, vieni in fiera a trovarci. Poi c'è Luciana Bertocchi che dice: bellissimi. Mettiamo questo fiocchettino qui. Ragazze, poi siccome a volte anche io sono priva di idee, vero Gloria? Sì, a volte. Talvolta. A volte. Se voi avete qualche progetto, lo facciamo. Ma certo. Oppure fatemi voi le proposte. Allora, forse questo deve andare così. Silvia dice, magari, o venite voi qui. Ma noi veniamo alla fiera, che dai, non è proprio lontano al Salento. C'è Grazia che dice, ciao, devo andare, la guarderò più tardi, sono bellissime. Ciao, Grazia. Grazia? Capulo. Ok, ciao, a dopo. C'è Maria Rita. Ciao, ciao Maria Rita. Ciao, Maria Rita. Un bacione. È tanto che non ti vediamo, infatti. Sentiamo. Poi c'è Paola Grigioni, dice bello. Che bello, oggi ce ne sono tante nuove. Ecco qui, questo è il primo e vediamo di fare anche il secondo. Avete visto, oggi vi ho fatto un progetto veloce. Ma non impegnarmi troppo. Poi c'è Alessandra Vesperini che dice: complimenti, sempre bellissime cose fate, è un piacere vedervi. Grazie, grazie. Noi siamo felici di esservi di aiuto e soprattutto fate parte delle mie pazzie. Poi c'è Silvia Boero che dice: bellissima, sei in stile orientale. Sì, diciamo che mi sento molto a mio agio, effettivamente. Ok, non sarebbe proprio il focco più adatto, però mettiamo questo. Non vi dico dentro al nostro laboratorio che temperatura c'è in questo momento, è per questo che io e Gloria abbiamo deciso di non accendere i faretti. Abbiamo dovuto chiudere le serrande perché sennò ci abbiamo tutti gli ospiti da fuori che vengono a sentirci. C'è Maria Rita che dice: un bacione grande, voi senza idee, mai e poi mai. Poi c'è Rosa Ciociola, o Ciociola, non so. Che brava che sei e anche simpaticissima. Grazie, grazie. Simpaticissima, grazie. Bellissima. Adesso sta diretta la faccio. No, ha detto che brava, non ha detto bellissima. Ah, no, bellissima. No, ho già pensato. Prima sei... bellissima, un'altra. Dite tutti che sono bellissima, che la faccio vedere a mio marito stasera, perché lui non le guarda le mie dita. Poraccio, già mi vede troppo tempo. Te vede sempre in diretta. No, perché gli faccio vedere, guarda che mi dicono che sono bella di qua, di là. Ok, vabbè, non è un granché perché secondo me non è il fiocco adatto. Anzi, lo lascerei quasi un po' morbido. Che ne dite? Ecco, Rosa ti ha detto che sei anche bellissima. Oh, ecco, è questo che volevo io. Oh, c'è la bottega del Torre del Decoro che ti dice tanti saluti da Cipro. Ah, sì? La bottega del Torre del Decoro si è trasferita in Grecia, benissimo. In questo momento è in Grecia la bottega. Cioè, praticamente ci stiamo guardando. Dalla Grecia. Ciao, ciao. Ciao, torna un bacione. Un bacione. Questi sono Tatiana e Paolo, che sono quelli che mi aiutano nella parte grafica. Dove stai, torna? Tatiana, ci manchi. Ci manchi, Tatiana, fatture e fatture ti aspettano. Bene, e diciamo che oggi abbiamo fatto il progetto, abbiamo finito. Adesso, una volta che avete fatto presa, spruzzate un buon profumo qui e poi mettete dentro il profumo con fuori le stecchine di legno e il gioco è fatto. Ottimo come regalo, molto bello, shabby, ci siamo. La bottega del tarlo dice dal Giappone alla Grecia. Esatto. E io, se non avete domande, potrei andare a prendermi un tè verde. L'ombrellino devo prendere, perché c'è un po' di sole. C'è un po' di sole. Eccoci qua. Eccomi, questa sono io, non è che fingo, cioè c'ho anche purtroppo c'ho anche... non vince, purtroppo non vince. Voi immaginate quando sono arrivata questa mattina e gli ho detto: Gloria, c'ho un'idea,
sicuro, sto bene se sta a rompe. Com'è? È uscito lei il coso qua, perché? Oh, basta. Poi glielo riporto immediatamente. Ecco. Perché non si regge? Il bello della diretta. Chissà se dovessi mai fare una diretta reale, Gloria. Io non ci sarò. No, io non registro. Maria Rita dice bella, bella, bella. Che dite, mi do il rosso? Bene, dai, per oggi è tutto. Ah, mi dispiace, devo darvi degli appuntamenti. Donatella Castellucci dice ciao Franci. Ciao, Donatella. Allora, saremo alla Fiera del Levante da mercoledì a domenica, quindi dal 12 al 17. Tutti i fregi che oggi ho utilizzato li troverete giù e quindi potete comprarli per utilizzarli in qualsiasi modo. Io vi do sempre tante idee per come poterli utilizzare. Non so se mi riconoscerete perché sicuramente sarò in veste normale, non da giapponese. E poi che dirvi, ci saranno tanti corsi, quindi fate attenzione perché tra oggi e domani il tempo, la mia grafica non c'è, quindi devo farmelo da sola. Pubblicherò tutte le date, segnatevi perché ci sono già persone che si sono segnate senza sapere neanche dove, quando e perché. E le fiere ci sarà Hobby Show a Roma, saremo a Bergamo, queste per ora queste. Poi vedremo il portafoglio cosa dice, se faremo anche le altre. No, non lo so, dipende un po' perché noi, cioè, abbiamo anche un laboratorio e qua i clienti vengono a bussare. Ah, mi devi consigliare questo o quell'altro. Io e Gloria non ce la facciamo a fare The tutto. Mistoclass dice complimenti per la trasmissione. Ti piace? Bene, abbiamo un nuovo fan che fa parte del nostro circuito. Non cambiate canale! Siamo qua tutti i venerdì alle 17, dalle 17 in poi. Forse venerdì prossimo vi faremo vedere la Fiera del Levante, chi lo sa? Dipende se venerdì alle 5 abbiamo gente oppure no. Comunque aspettate perché un collegamento o anche due li faremo molto volentieri. Manuela dice Bologna, Manuela Porzi. Bologna è alla fine, quindi Manu, Bologna ancora non abbiamo programmato come fiera, non sappiamo. Però poi con te ci vediamo, tranquilla. Ci vediamo a gennaio. E che dobbiamo dire altro, Gloria? Ricordatevi, fregi, tutte le cose le trovate nel sito www.colochicverniceshabby.it. Vi ricordo tutte quelle che mi guardano, io vi controllo. Se non mettete il like sulla mia pagina, niente, non siete più mie Ah, amiche. ma nella Pozzi gioca a novembre a Bologna. Poi Sì, a novembre sì, ma a gennaio saremo da lei per il corso. c'è Antonella Tigiotti che dice: Ci vediamo a Bergamo. Ciao ragazzi e vi aspetto a Verona. Ciao Ciao, Antonella. Ciao. ciao, Anto! Buona villa, come si dice? Mary ci dice: Ci vediamo settimana prossima. Wow, fantastico! Non vai più in vacanza allora. Che bello, bellissimo. E posso, se qualcuno vuole farmi da sponsor per cappelli, orecchini, eccetera, eccetera, io sono a disposizione, li metto. E niente, penso che la diretta è finita. Che dici, Gloria? C'è qualcun altro che ci saluta? Un attimo, Forse eh. qualcuno. Simona Di Palma dice: Peccato, ho fatto uno scatto da mandarti ora, ma non si può. Noi ci vediamo a Bari, verrò solo per te. Grazie, Simo, sei carinissima, E Mary amore. dice che parte il 17. Wow, quindi riusciamo a vederci? Perfetto. Che bello, cioè, Gloria, ne vedremo tantissime. La Puglia, viva la Puglia con furore per adesso. Poi toccheremo tutte le città, tutte le regioni d'Italia. Forse l'unica regione che ci rimane ancora fuori, perché ci dobbiamo organizzare, è la Calabria. Però cercherò di toccare la Sicilia, la Sardegna, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio, l'Umbria e basta. Allora c'è Mirella Brambilla che dice: Ciao, ne siete delle grandi, ciao. Poi c'è Ciao, Giusy Consalvo che dice: Super come sempre. E grazie. Maria Rita dice: Ciao, ciao, bellissime, baci, baci. Ciao Maria Rita, un Ciao bacione. col mio ombrellino. Poi c'è Giusy Consalvo che dice: Ciao da Foggia. Allora io ho ancora pochi minuti per dirvi Konnichiwa. Konnichiwa. Perché questo, sapete, è un saluto giapponese e si può dire solo fino alle 18. Quindi io Sì, c'è ci 4 minuti. 4 minuti per dire Konnichiwa.
konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. E poi adesso devo mettere giù l'ombrellino perché devo fare il saluto. Ma come cacchio fanno questi ombrellini vent'anni a fare tutte queste cose? Sono le mani sempre imbegnate. Samurai, no, no, sayonara. Samurai. Bene, mi sento più a mio agio con il ventaglio e l'ombrellino. E forse faranno sayonara così. Certo, non so, era un bello ventaglio e cose. Bene, allora vi aspetto tutti, seguiteci, e chi non ha messo il like, mettete tutti i like sulla pagina, aiutatemi a farla crescere, invitate i vostri amici, perché è tutta pubblicità, no? Io aiuto voi nei progetti e voi aiutate me, ok? Facciamo questo piccolo compromesso, quindi aiutatemi a far crescere la pagina, invitate i vostri amici a mettere il like, punto e basta. Maria Rita dice, com'era il detto, lo matto non si cura? Lo matto non si cura, sono sì, appena. Era questo il detto. Brava, del Maria sermano. Rita, lo sei ricordato. Bene, dalla bottega del tallo il tutto, dal Giappone con furore, fermo, vi saluto. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Sayonara, sayonara.